Ciao a tutti, io sono Alessandro e benvenuti in questo nuovo video. Anni fa li vedevo sulle pareti dei maggiori youtuber che seguivo, perché cercavo di rubare da loro tutto quello che poteva essere un pochettino la parte estetica della parte posteriore del video, perché è molto importante avere una giusta luminosità, una giusta illuminazione, ma soprattutto anche il back conta davvero tanto. Io in questo momento non ho praticamente nulla se non dei quadretti, il mio PC, la mia stampante, insomma, alcune cose che potrebbe sembrare normale avere, ma non è stato studiato per avere, diciamo, un impatto visivo quando si guarda un mio video. Anche la parte di sfocatura sulla parte posteriore è importante, ma ripeto, quello che io vedevo in molti video dei vari youtuber era questa cosa appesa con le gatti che emettevano colori, che si muovevano, insomma una cosa grafica, estetica, luminosa e colorata che mi piaceva molto, ma non riuscivo a capire come poterla avere, come poterla avere a prezzi ovviamente accessibili, perché costano davvero tanto. E così, grazie a Temu, finalmente mi sono arrivati. Per chi ancora non conoscesse Temu, che cos'è, che cosa fa, beh, possiamo definirlo un mega, iper, arci, ultra store dove convergono all'interno tantissimi produttori che contrattano tra di loro quello che potrebbe essere il prezzo per un prodotto per offrirlo sul mercato al più basso prezzo di sempre. Più bassi di loro non lo trovate da nessun'altra parte. La loro forza è comunque la qualità, il reso garantito entro 90 giorni dal ricevimento del prodotto, sconti sempre che vengono accumulati con dei coupon e con dei piccoli premi che portano sempre a spendere sempre meno per l'acquisto dei prodotti. Ed ecco quindi avere uno store disponibile scaricando l'app. Vi lascio qui sotto il link sia per iOS che per Android, per l'app che dà la possibilità di avere tutto quanto integrato velocemente, poter fare le ricerche, poter trovare il proprio prodotto ricercato, ma soprattutto per poter trovare il prodotto desiderato al più basso prezzo di sempre. Molti mi hanno chiesto: ma è sicura? Sì, è sicura, è un'app sicura. Io ho acquistato tantissimo e sto acquistando tuttora tantissimo da Temu, perché è veloce l'app, è molto pratica, è molto intuitiva e ci dà la possibilità di filtrare, di avere anche lo stesso tipo di prodotto da diversi store differenti interni, quindi di risparmiare anche qualcosina in più da un prodotto all'altro, ma soprattutto, vi ripeto, sicurezza di spedizione, reso garantito e qualità del prodotto certificato. Mi è capitato per qualche volta di non ricevere in tempo il prodotto, oppure di ricevere il prodotto non conforme a quello che avevo chiesto, e Temu mi ha anche rimborsato immediatamente. Quindi scaricate l'app dal link qui sotto e usufruite del codice sconto che trovate qui sotto per avere subito, immediatamente, un grosso salvadanaio pronto per usufruire di piccoli quantitativi di risparmio dei vostri ordini, fino addirittura a 100 euro di risparmio sugli acquisti che potete fare. Ma adesso andiamo a vedere il prodotto recensito. Ma di cosa parliamo? Parliamo di dei pannelli luminosi che si collegano uno all'altro per poter trasmettersi il segnale e quindi anche la corrente e la luminosità da uno all'altro, e poter realizzare delle figure geometriche, essendo loro degli esagoni, e quindi la possibilità di agganciare i vari lati e quindi di creare anche dei disegni e delle varie strutture per poterle gestire, per esempio qui dietro, per fare una luce, dei colori, oppure, perché no, anche in una stanza, senza aver bisogno di dover per forza fare video, ma per avere un'illuminazione alla parete. Ma bando alle ciance, andiamo a aprire la confezione e vediamo il contenuto. Ok, a casa ci arriverà praticamente questa scatola. Spero che nel vostro caso sia un po' meno distrutta che quella che invece è arrivata a me, ma il contenuto dovrebbe essere ok. Io non l'ho ancora aperta, sto prendendo per la prima volta insieme a voi, vediamo. Ok, warning, ok, FCC compliance, questo dovrebbe essere il manuale, vabbè, vuol dire che è davvero semplice l'utilizzo. Ci sono un bel po' di biadesivi per collegare i nostri esagoni alla parete, ci sono dei connettori che credo che sono quelli che dovremmo utilizzare
per collegare uno all'altro e questo credo sia il cavetto base, cioè uno dei cavetti che serve per dare il primo impulso, ok? E adesso vediamo cosa c'è qui dentro, un altro manualetto che spiega come farlo funzionare anche per esempio con delle sorgenti sonore, quindi con la musica. E poi abbiamo finalmente loro, ecco uno, due, tre, quattro, il telecomandino, cinque, sei, sette, il manuale di telecomando, otto, nove e 10. 10 cubettini, non sono enormi, non sono grandi, pensavo fossero di dimensione un pochettino più grossa, ma sono comunque carini. Allora, andiamo a prenderne uno, apriamone uno a caso, sono tutti sigillati bene uno con l'altro. Ok, ognuno quindi giustamente ha su ogni lato dell'esagono una porta USB perché andranno collegati loro per trasmettere segnale da uno all'altro. Adesso andiamo a aprirne uno in modo da vedere. Perfetto, qui mi indica una freccia. Credo che sia la provenienza del principale, cioè se questo sarà il cubotto principale, io questo dovrò ovviamente fare questo tipo di lavoro per poter collegare con la freccia che si vede qui. Ok, collegherò il secondo dispositivo che adesso ne apro un altro giusto per farvi capire. Ok. Andrà collegato in questo caso per esempio così. Ok, perfetto. In questo modo il principale trasmetterà al secondario e via. Posso a questo punto creare dei disegni, abbinarli, eccetera, eccetera, eccetera. Provo a collegarne un paio e vediamo un attimino come funziona. Ok, ne ho collegati solamente 4 per non andare a aprire tutta la confezione. È carino che sul cavo di collegamento abbiamo una parte dove indica LED lamp, quindi ci fa capire che questa è la parte da collegare ai cubotti, mentre dall'altra parte ho l'indicazione che ci va che va collegato dall'altra parte l'alimentatore. È bello anche che nella parte posteriore, nonostante abbia già collegato tutto, si vede dalla fessura la freccia, quindi si capisce che è questo il primario. Ok, ora andiamo a collegarlo in uno qualunque a questo punto dei nostri fori e lui si accende e parte. Qui si può ovviamente spegnerlo. Ok, andiamo a riaccenderlo e a questo punto andiamo a selezionare noi i colori. Facciamo ad esempio che lo vogliamo giallo. Ok, azzurro, viola, o possiamo ovviamente andare ad operare su tutta la frequenza RGB, quindi sul rosso, sul verde e sul blu. Possiamo gestire a questo punto le funzionalità che abbiamo visto prima di movimento e di cambio di colore, semplicemente con questi tipi di frequenze. Le possiamo chiamare, le cambiare semplicemente dal nostro telecomando come vogliamo, oppure come abbiamo fatto prima, possiamo decidere di tenerle semplicemente, non so, un monocolore acceso. Carine, carine davvero, simpatiche, ripeto, non sono grandissime, non sono grandi, adesso vi dico anche esattamente, e spegniamo la loro misura. Prendiamo un righello, allora misurano esattamente 9. 9, esatto, 9 centimetri di larghezza, se prendiamo ovviamente i due lati corti. Se vogliamo il lato singolo sono 5,2 di lunghezza e abbiamo questo nostro esagono davvero davvero carino. Ripeto, con i suoi adesivi attaccati alle pareti, questi faranno un discreto effetto. Adesso devo pensare veramente dove poterli mettere, perché mi piacerebbe metterli qui dietro la mia scrivania, ma in ottica del nuovo studio che stiamo preparando qui sotto in taverna, potrebbero avere un senso invece di metterli in quella posizione. Vabbè, ve lo farò sapere e li vedrete sicuramente in azione nei prossimi video.
carini, davvero. Detto questo, io vi ringrazio per avermi seguito fino a questo momento. Vi ricordo, come sempre, se non l'avete ancora fatto, di mettere qui sotto un mi piace, di iscrivervi e di cliccare sulla campanella per non perdere d'ora in poi tutti i video che arriveranno sul canale. Anche perché questi oggetti, di cui vi lascio qui sotto il link in descrizione, ad un prezzo incredibile, potrete, perché no, personalizzare le vostre stanze, la vostra camera, la camera dei vostri figli, o perché no, uno studio, come farò io, con pochissimo costo e con una resa davvero, davvero simpatica e carina. Grazie a Temu anche per questo. Ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video.